arbitro o da giocatore in questa partita, mi sarei aspettato più che facesse l'arbitro. Invece ho l'impressione che ha giocato poco la partita. E io devo dire alcune cose, cerco di essere veloce, ma questo è un argomento che ci vorrebbero diversi giorni, perché non si può certamente esaurire in pochissimo tempo. Io sono stato sicuramente uno dei protagonisti della riapertura del 2008 e sono andato alla Regione Campania a fare in modo che col sindaco all'epoca che ci avremmo, il Comune di Capri avesse un finanziamento di 6 milioni di euro per aprire la strada. L'intervento è stato un intervento che ha riguardato la parte più importante del costume, cioè quella parte che in realtà è stata fatta in maniera più vistosa. E logicamente partiamo dal presupposto che io comunque una strada viva, dico una strada morta. Tutti gli interventi che si fanno sono interventi che comunque devono essere controllati, monitorati e devono essere seguiti. Tant'è vero che nella commissione di collaudo, e io ho tutte le carte presenti, che dopo la riapertura della strada bisognava fare 4 manutenzioni all'anno perlomeno sulla strada, in periodi precisi, cosa che sono state fatte nel tempo. Manutenzione perché le reti sono reti trasversali, reti verticali che hanno bisogno continuamente di essere alleggerite dalle pietre, perché le pietre cadono sempre. Guardate, noi parliamo di Pialuppo, ma insomma basterebbe andare anche a Pizzoluppo per vedere cosa succede, no? Cioè purtroppo la nostra isola è così, è un blocco calcare per cui le pietre per una serie di condizioni, o meteo, di radice, di pioggia, eccetera, cadono sempre. Quindi si è sempre partito dal presupposto che è una strada viva. Ora queste manutenzioni fino a un certo punto sono state fatte. Ora tutto il discorso del rischio da un certo punto non sono state più fatte. Secondo me è stato uno sbaglio, perché aumenta la difficoltà di mantenere un'opera che è stata finanziata con i soldi della Comunità Europea, importantissima, perché se siamo qua già a parlare perché si è fatta quell'opera, altrimenti non potremmo proprio discutere di niente. E il fatto che non sono state fatte le manutenzioni in questi anni, a mio giudizio, è un fatto molto grave, perché depaura l'opera stessa, ce la mette in condizioni diverse rispetto a quella con un'opera viva che bisogna andare a controllare in una certa maniera. È chiaro che quella strada non avrà mai un rischio zero, è impossibile, ma lo dice anche il signor Geller, che è un ottimo imprenditore, per l'amor di Dio, nelle sue relazioni. Non esisterà mai questo rischio, il problema è di diminuire la portata del rischio sulla zona. Premesso che sono stati fatti anche degli interventi, alcune tabelle secondo me erano sbagliate, perché la ricostruzione della chiusura della strada non è così, come ad esempio si confonde tra la caduta del costone che è sulla grotta d'ingresso della grotta di Far Felice nel 2009, che niente a che fare con la strada all'epoca non fu chiusa perché purtroppo ci fu un problema sulla grotta di Far Felice, come per esempio non viene sottolineato che nel 2013 è stato dato l'incarico di fare un progetto per anche al Comune di Capri per intervenire sotto il costone dei Giardini d'Agosto, che a sua volta sono stati oggetto di un intervento del 96. Quindi è l'altro intervento che sta dove ai cancelli, un intervento dell'84, una chiusura che c'è stata, è stata su una pietra che è caduta nel 2011, che ha ribalzato e ha saltato tutte le reti che c'erano, per cui praticamente è andata in mezzo alla strada. Quindi è una situazione abbastanza complessa. Allora io dico questo, io non sono qui per fare polemiche, perché io non sono così, siamo cercando di fare persone serie, abbiamo partecipato alle commissioni consiliari anche se avevamo delle perplessità, abbiamo cercato di confrontarci in maniera più corretta possibile e di questo al mio gruppo bisogna dare atto. Però io dico questo, tutto quello che viene fatto, a mio parere, è finalizzato a una cosa sola, togliere le responsabilità in capo al comune e trasferire a un soggetto privato. Però a mio parere il costo di questa operazione è talmente alto che alla fine mi domando, ma sicuramente sul discorso del costone, che tra altre cose era già previsto nel collaudo, delle carte del collaudo, logicamente la strada è stata in questi anni gestita, si è chiusa quando le condizioni meteo erano negative.
vive, cioè non è che la strada è stata abbandonata a se stessa, è chiaro che la strada si è sempre saputo che deve essere gestita la strada, solo un deficiente può pensare che uno fa il lavoro e se ne va, e questo discorso è stato fatto. Logicamente si può migliorare, concordo con il sindaco, ne abbiamo parlato qualche volta, che bisogna aumentare sempre di più il rischio, diminuire il più possibile. Benissimo, allora, con i soldi che teniamo a disposizione, mica noi siamo, io sento una cosa, quello dice l'ingegnere Angeli, è vero per i comuni che non c'hanno i soldi, magari i soldi ce l'ha, noi incassiamo 2 milioni di euro solamente a tasse di sbarco, che potrebbe essere perlomeno una parte destinata permanentemente, invece di dare un primato ad un progetto serio di manutenzione costante, che logicamente lo deve fare una ditta specializzata. Chi ha lavorato qua, mica era una ditta che faceva coltivazione agricola, chi ha lavorato sui costumi è gente del mestiere, è chiaro che questi sono interventi specialistici e specializzati. Allora la nostra posizione è questa, cioè noi riteniamo che bisogna assolutamente alzare il rischio, diminuire il rischio, fare tutti gli interventi. Allora facciamo semplicemente, sono 3 anni e mezzo che siamo finiti, facciamo un progetto di quello che si è detto, di manutenzione generale, ancora tutti i giorni, pure la notte, mattina e sera, andiamo là, facciamo in modo che i soldi li teniamo per pagare noi come comunità qualunque tipo di intervento. E poi io sono dell'opinione che non si è fatto, secondo me si è fatto poco, per cercare altre risorse per fare interventi più importanti, quelli come potrebbero essere sotto il costone dei giardini d'Augusto, per il quale io onestamente ho delle perplessità sullo stato di pericolosità di quel campo, perché gli interventi del 96 non sono, non sono bastanti. Allora io dico questo, dico invece se noi non cacciassimo niente, dice che il comune di Capri non caccia niente, noi comunque siamo impegnati fortemente in questa vicenda, non si è detto ad esempio che quando c'è interventi straordinari comunque il comune di Capri paga il 30%, questo non è stato detto in questo riassunto, la riassunzione è molto schematica, però dovevi dire in questa relazione che oltre che si paga il 30% all'anno per le opere di manutenzione ordinaria, la comunità pagherebbe a discrezione anche il 30% di opere straordinarie per le quali noi non riusciamo a controllare veramente né la quantità né la validità. E allora le cose le dobbiamo dire fino in fondo. Io non mi pongo in una polemica con l'amministrazione. Se a me mi dicono cosa io avrei fatto, io avrei fatto quello che vi sto dicendo. Io avrei, dato incarico, se era necessario, di fare un ulteriore progetto di manutenzione generale, di intervenire sui costoni che bisogna intervenire, e avrei assunto la responsabilità di aprire e chiudere la strada, perché comunque c'era qualcuno che mi metteva a collaudo che la strada si poteva aprire e chiudere. Ora, è una visione diversa che abbiamo su questa situazione. La strada del progetto dei finanzi, a mio giudizio, è una strada che consegna, come è impostata oggi, consegna un territorio importante a un soggetto terzo. È una strada legittima, lo prevede il codice degli appalti, non è che è una cosa particolare, eccetera, è una scelta politica. Io personalmente, così come è impostata l'operazione, non la condivido. Avrei potuto essere d'accordo, l'ho sempre detto, se si fosse fatto un progetto di finanza che riguardava i costoni, giusto? Ma le perplessità se la strada è pubblica si può fare. Le perplessità di andare a poi voglio dire anche un'altra cosa, giusto? Mi ero scritto molte cose, però vorrei far parlare anche tutti quanti, altrimenti diventa per noi l'istituto, perciò è un argomento molto complesso da discutere. Io penso che la proposta della Presidente Delle è ricevibile nella seconda fase. Perché? Perché inserisce un nuovo soggetto che è la gestione dei giardini d'Augusto. E poiché non è previsto nel piano annuale triennale, caro ingegnere, dei lavori pubblici, è ricevibile. Bisogna iniziare da là, secondo uno che non ne capisce niente, come sono io su questa materia, perché il piano triennale non c'è, non è previsto il discorso dei giardini d'Augusto. Ora, sul discorso sulla finanza di progetto, questo è un progetto che si fa non le gare di appalto con la finanza di progetto. La finanza di progetto è una possibilità di gestione diversa. Io così come siamo sviluppati, onestamente non la condivido, ma io sono la mia razza di questo paese. Se
diciamo, senza polemica, se a me mi si chiede se fossi io a, diciamo, a gestire questo paese, la strada probabilmente già sarebbe aperta, probabilmente avrei fatto una scelta diversa di fare, diciamo, un procedimento di gara da parte, probabilmente mi sarei andato a collegare la regione Campania per avere, come abbiamo fatto in passato, per avere i fondi, probabilmente avrei avuto anche i mezzi per gestire attraverso, ad esempio, la gara di servizi, diciamo, la pulizia, la manutenzione della, diciamo, la pulizia ordinaria della strada, eccetera, gli strumenti di italiano. Però, torno a ripetere, il problema è che è una visione diversa della gestione della situazione. Io la vedo in questa maniera. Per me, diciamo, un precedente pericoloso sul territorio. Se parliamo, con questo finisco, se parliamo del progetto di finanza del Palazzetto dello Sport, abbiamo dato a favore. Perché? Perché è un discorso limitato, un discorso, diciamo, che ha dei confini precisi, giusto? E anche se, diciamo, speriamo che ci riusciamo, l'abbiamo votato all'unanimità tutti qua, ma solo bisogna dire, io non condivido l'impostazione, diciamo, i risultati mano a mano che andiamo avanti, diciamo, insomma, a questa, diciamo, questa. E poi vi dico una cosa, noi tutti quanti vogliamo che il gruppo, diciamo, si riapra. Guardate, insomma, penso che è il discorso che se lo andiamo a dire è scontato, no? Che lo vogliamo, diciamo, aprire. E come vogliamo tutti quanti che, diciamo, sia messa in sicurezza e che le persone, diciamo, la fanno nel mio modo possibile. Però, diciamo, sappiamo anche che è una strada che ha sempre problemi, perché è una strada viva. Abbiamo anche altre strade che percorriamo tutti i giorni con grande pericolosità, e noi a volte facciamo finta perché per convenienza economica, per altri motivi, giusto, non facciamo finta di non vederle. Allora, in questo, diciamo, in questo caso, io penso che l'amministrazione, attraverso anche il SIS, che è un ingegnere, ha le capacità, a mio parere, e, diciamo, anche, diciamo, la forza di poter mettere in piedi un'operazione di progettazione, che si poteva, c'era il tempo di farlo, di manutenzioni generali, che si potrebbe fare, perché un progetto di manutenzione generale permetterebbe una ditta specializzata, perché qua sono ditte specializzate possono lavorare, non è che possono lavorare i cinesi qua sopra, sono ditte specializzate. Secondo me ci sono le condizioni per risolvere, diciamo, questo benedetto problema di aprire in tempo, a mio parere, anche abbastanza alle vicine. Con risorse finanziarie che teniamo, con risorse e con quelle che ci potremmo andare a prendere. Grazie. Adesso saluto con piacere, invito a intervenire Salvatore Succio, però lo invito e lo prego anche, che io so questa iena che mi fa vedere sempre il tempo e mi dice sta finendo il tempo, ma metti il tempo. Ho l'onore di recuperare il tempo che è servito dal nostro capogruppo per, diciamo, fare un intervento, diciamo, più generale sulla materia. Io farò un intervento invece molto molto particolare, molto, diciamo, specifico, perché è chiaro, allora, la prima cosa che diciamo tutti quanti è chiaro che vogliamo aprire via gruppo, e la vogliamo aprire tutti quanti. Però io, nella mia qualità di cittadino innanzitutto, ma di consigliere comunale, quindi ho il dovere di riaprire via gruppo e di aprirla, diciamo, col mio sacrificio da far sopportare alla comunità caprese. E quando parlo di minor sacrificio, parlo chiaramente di minor sacrificio economico e finanziario a carico della comunità caprese. Cioè, noi non possiamo, diciamo, aprire via group ad ogni costo. Questo è vero, possiamo farlo, però calcolando, diciamo, anche l'efficienza del progetto rispetto ad altri similari. Io ringrazio pure io l'ingegnere perché in effetti nulla è eccepito, eccetera. Però mi sarei aspettato anche qui una persona che ci spiegasse, forse non so, il funzionario, l'assessore al bilancio del comune, il funzionario che o quantomeno avesse inserito in queste slide anche, diciamo, il piano finanziario, perché dobbiamo capire di che cosa si tratta. Però prendiamo spunto dallo stesso, diciamo, schemetto di costi che era presente in queste slide, erano appunto, mi ero preparato un
una cosa, quindi perciò sarà molto molto breve. Me la parlerà anche io uno schemetto e ci troviamo più o meno quasi con queste, con questi costi. Cioè noi oggi apprendiamo che per aprire via Truppe, quindi per mantenerla aperta per 20 anni, costa 8.376.000. Un attimo solo, di un minuto, non ci invito. Allora, 8.376.000 che è dato da 4.519.000, 4 milioni e mezzo per manutenzione straordinaria, 3 milioni e mezzo per la manutenzione ordinaria, e poi c'è la manutenzione dei giardini di Augusto di 360.000 euro, quindi per un totale di 8.376.000. Quindi questo è il costo. Allora adesso ipotizziamo, questo è il costo che prende, costa allora la prima via. Allora ipotizziamo allora che il comune, di questi costi, che cosa succede? Io vorrei che il comune si sobbarcasse questo costo. Dice, ma tu sei pazzo, perché devi sobbarcare un costo di 8.376.000 quando ci sta la società a vendere un'altra società che si aggiudicherà, che si accollerà questo costo? Molto semplice, perché il comune dovrà dare, questo sembra per sommi capi, però sono tutte, diciamo, contenuti nei documenti presentati dall'amministrazione e in parte anche nella slide che abbiamo visto, quindi non sono cifre che ho inventato io. Il comune di Capri deve versare in 20 anni 1.400.000 per, si parla per 30% di manutenzione straordinaria, quindi il 30%, che in questo documento è di 70.000 euro all'anno circa, quindi fa 1.400.000, quindi iniziate a sommare 1.400.000, riate la calcolatrice. Poi inoltre deve pagare 90.500 euro all'anno per canoni di accessibilità e manutenzione ordinaria. Canoni di accessibilità perché non vengono, diciamo, fatti pagare i cittadini dell'isola di Capri, e quindi noi per questo, quindi paghiamo lo stesso, quindi per questo paghiamo un altro 1.810.000. Mettete sempre sulla calcolatrice. Dice, allora è facile, sono 1.400.000 più 1.810.000. A questo punto è molto semplice, molto facile. Questo è il costo, non è vero. Il costo per a questo costo qua dobbiamo aggiungere un altro costo importantissimo. Attualmente il comune di Capri incassa 300, oggi, però chissà, potrebbe con una prossima gara potrebbe incassare anche di più. Attualmente incassa 350.000 euro all'anno dal biglietto 1 euro per l'accesso ai giardini di Augusto. Quindi sono 7 milioni in 20 anni. Quindi al comune costano 1.210.000. Ora facciamo un attimo una riflessione di fantascienza. Un po' più distinta. Eccolo qua. Ho finito. Con una sottrazione, no? La fantascienza ci dice questo. Ma vogliamo fare una cosa? Noi facciamo una gara d'appalto per 20 anni, no? E mettiamo sul tavolo che noi diamo 8.376.000, giusto? Quindi al comune costerebbe 8.376.000, è giusto? Però da questi 8.376.000 noi dobbiamo detrarre i 7 milioni che incassiamo dal Parco Augusto. Quindi in sostanza al comune costerebbe 1.376.000, perché questo è matematica e non è opinione. Grazie, ho finito. Allora, Paola Mazzina, così come abbiamo ricordato la Vaticana, perché chiaramente, diciamo, io ti prego nella sintesi, solo perché mi ha messo questo vostro cronometro, era grazie alla prestazione, sto sbattendo con questa cosa, il cronometro. Vogliamo chiamare privatizzazione, non la vogliamo chiamare privatizzazione, di fatto che cos'è?
è un trasferimento della gestione di un sito, di un bene monumentale, di un patrimonio dell'umanità, mi viene a dire, perché io queste parole non le ho sentite pronunciare né nei consigli comunali, né nelle commissioni, né francamente neanche stasera. Un bene monumentale, un patrimonio dell'umanità, che secondo me dovrebbe entrare dal patrimonio dell'UNESCO, lo stiamo affidando ad un privato. A quel punto dice, ma qual è il prezzo di questa colpa? Cioè perché noi dobbiamo affidare ad un privato la gestione di via pubblica? Cioè qual è questo? Dio ce lo impone, ce lo chiede il Padre Eterno, non mi sembra proprio. Il problema è che secondo me tutto ruota intorno alla parola responsabilità. Non scomodiamo Wikipedia e via discorrendo, ma andiamo ai fatti. Se ricordo a me stessa, quando io mi sono proposta in campagna elettorale all'elettorato, a quell'elettorato, a quel corpo elettorale, io ho chiesto, mi date fiducia a rappresentarvi al comune? Mi date la fiducia di poter esercitare delle responsabilità per il vostro comune? Bene, hanno dato fiducia a me, hanno dato fiducia a loro, e i cittadini che cosa si aspettano? Che queste responsabilità vengano esercitate, non delegate. Cosa diverso? Dell'umanità, io ridotti a consigli di amministrazione, amici bei, dove sostanzialmente tutto era ridotto all'economia, più 100 euro, meno più 100 euro. Signori, qua siamo capri, siamo l'isola di capri, santo Dio, ci sta tassa di sbarco, salvato quanto la tassa di sbarco? Benissimo, ci stanno i giardini di Augusto, quanto sono i giardini di Augusto? Che moltiplicati per due? Le risorse ci sono, abbiamo speso 5 milioni e 40 mila euro. 5 milioni e 40 mila euro per acquistare 2 anni fa il 49% del porto turistico. Mo siete tutti commercianti, vi facciate un altro mestiere in vita. Ma se io venissi da voi commercianti a dire andiamo a spendere 5 milioni di e 40 mila euro di soldi pubblici o di soldi privati per comprarci il 49%, ma voi non mi ridereste in faccia? Non mi verreste a dire, scusi, ma tu che ti è venuto un soldo, 5 milioni e 40 mila euro in un momento in cui giusto hanno soldi, li devi spendere per pigliarti qualcosa che non sarà mai tuo, perché noi nel 2020 quel porto turistico andrà a gara, quindi non ci siamo comprati una proprietà. Benissimo, abbiamo trovato 5 milioni e 40 mila euro e in quella decisione c'è anche il voto di Paola Mazzina. Paola Mazzina in quella votazione non votò contro, votò a favore. Quindi lo dico dopo essermi assunto anche responsabilità che non erano mie, perché non governo questo paese. Ci ho detto, hanno trovato 5 milioni e 40 mila euro e mo non riusciamo a trovare i soldi per finanziare la manutenzione di via Turco. Mi si dirà, ma Dio lo vuole, no, non Dio non lo vuole, mi si dirà, ma gli uffici tecnici, come pure si sussurra e si piccola, ma gli uffici tecnici non ce la fanno, ovvero non ce la fanno, allora di questo passo dovremmo affidare via Group, a provinciale di Anacape, a Scala Fenicia, via Fenicia, Grotta delle Feci, dobbiamo tutto chiamare a guerra. Questa amministrazione si è proposta al corpo elettorale dicendo, ricorrendo ad uno slogan molto accattivato che quasi mi convinceva, Capri è anche mia, ma dopo questa operazione mi viene da dire che Capri è anche di guerra. O di tutti quei terzi che si presenteranno un domani a dire mobilie, in responsabilità non te la assumi tu, mi pigli io. Ho di fronte un sindaco, scusate, 2 giorni fa sono andata da Anacapi e insieme agli altri ho applaudito la mia iniziativa. Ho di fronte l'esempio di come sull'isola di Capri, non in Italia, sull'isola di Capri ci sono persone che si assumono le responsabilità e persone che non si assumono. Ha dimostrato concretamente che quando le cose si possono fare, si fanno. Quando le responsabilità si devono assumere, si assumono, anche quando non ci sono le condizioni. Altrimenti andiamo a mestiere tutto quanto, a partire da me. Ok, vabbè, io penso di aver consumato, perché hanno una cosa la voglio dire, a proposito sempre del Wikipedia, non mi piace questa cosa di Wikipedia. Frances Finanza, ci avete fatto una testa così, abbiamo scomodato definizioni, ciò che è privato da ciò che non è privato. Ma aiutatemi a ricordare bene, ma il project financing non deve avere come oggetto l'oggetto del finanziamento, cioè, o meglio, l'intervento non deve essere circoscritto all'oggetto del finanziamento, perché altrimenti qua non ci capiamo. Cioè, l'impressione qual è? Noi adesso stiamo andando. Allora, project financing di via Group, non il BIR, project financing del costone, giusto? Io do i soldi per la manutenzione del costone, ho capito bene o ho capito malamente, però la gestione di via Group. E già su questo
ho qualche difficoltà, perché un conto è mia tu e un conto è il costume. Dopodiché la nuova proposta, proposta resa anche, come dire, rappresentata a noi come migliore, mi fa piacere, estende anche a mia gruppo. Signori, di questo passo è stata qualche giorno. Arriviamo alla Grotta Azzurra, daremo anche la Grotta Azzurra. La mamma madre, infatti. Quindi, Project Financing di me. Io ho votato, e loro ne sono testimoni, ho votato il Consiglio Comunale, un Project Financing proposto da loro per il palazzetto dello sport, per fare la piscina. E l'ho votato. Ma lì, al privato, ci diranno i soldi per fare la piscina. Cacciano i soldi per fare questo e ce l'hanno. Di nuovo, via Group, Giardini d'Augusto, gli entrate del Giardino di Augusto, il Vammo Comune. Ma che stiamo facendo? Fermiamoci, signori! Fermiamoci e prendetevi conto di quello che si sta facendo.